tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video con il vostro ebook su Sette Passeggista qui di fianco a me in questo video. Oggi e in altre giornate per me, ma in questo video per voi, vi porterò in Val d'Orcia a scattare con me, anzi con noi. E adesso ci stiamo dirigendo verso Civita di Bagnoregio e zona Lago di Bolsena, quindi l'obiettivo è fare notturna a Civita di Bagnoregio e alba sempre a Civita di Bagnoregio, più magari un tramontino oggi al Lago di Bolsena. Tutto questo ovviamente dopo la sigla. Direzione Lago di Bolsena, vai! Ed eccoci qui ragazzi, siamo a Capodimonte, io già sto scattando e Luca è in fase di preparazione con questo fantastico tramonto qui con queste nuvole. Più che altro ci siamo recati in questa zona per domani per andare a Civita di Bagnoregio, comunque non ci siamo fatti scappare nemmeno questo fantastico tramonto. 3 minuti e 30 di esposizione, filtro GND reverse e ND da autostop. Buongiorno, buongiorno, sono le 3:30 direzione Civita di Bagnoregio, vai! Ed eccoci qui arrivati. California, here we come. Fino a poco tempo fa, qualche minuto fa, la nebbia era praticamente in questo modo. Quindi come state vedendo adesso, cioè c'era un mare di nebbia ed era fantastico. È fantastico ancora adesso, infatti volo col drone. Ovviamente noi continuiamo a scattare e poi torneremo nella nostra dimora per riposarci un pochino, ripartire. Visiteremo anche Bagnoregio, quindi magari aspettatevi qualche clip di Bagnoregio adesso. Eccoci arrivati a Monte Pulciano, signore e signori, signore e signore, signore e signore, signore e signore, eccoci qua, direzione casa dove alloggeremo, piccolo tour della casa fra poco e poi si va a mangiare finalmente. E si sale, questa è la nostra casetta, stanza, ma comunque guardate che roba, che roba, che roba, tutta attrezzatura. Frigo bar,
macchina del caffè, bollitore, zucchero, armadio, bagno che, oh mio Dio, mi sono spaventato. Ciao. Attenzione, unboxing del bagno, incredibile. Unboxiamo il bagno. Cioè, guardate. Ops, c'è Luca. C'è Luca, incredibile. Guardate che roba. È super camerone. Mamma mia, che roba, che roba, che roba. Ed è tutto smart, o meglio, interconnesso, perché se ad esempio accendessimo il condizionatore e per sbaglio o perché non lo vogliamo fare, apriamo la finestra, si spegnerebbe il condizionatore. Harry, eccoci qui dopo qualche ora di sonno, meritatissima. Stiamo mirando le colline senesi, le colline toscane, e ci stiamo dirigendo a San Quirico d'Orcia. Se l'altro non ho sbagliato, vi mostro un attimo il panorama e poi direzione San Quirico. Ragazzi, un po' di nuvole ci sono. Eccole qui, non è il tramonto super dei sogni, però ci accontentiamo. Speriamo più che altro che spariscano per poi permetterci di scattare la Via Lattea, che realizzeremo da questo punto, sempre da qui, verso inizio serata, diciamo, serata notturna. Ci sposteremo poi sempre più su fino a quando non arriveremo ai cipressi a forma di cerchio, diciamo. Fino quindi alle 3 di notte. Ovviamente prima andremo a mangiare qualcosina in qualche ristorantino a San Quirico d'Orcia. Sta più a 10 km dal Levamento. Ore 3:30, shooting completato. E adesso a fare l'alba, un altro shooting. E dopo la notturna, infine, per oggi, diciamo per ieri, anche l'alba della giornata successiva si è conclusa, non molto emozionante, ma non proprio al 100% piatta, quindi voto 6 più. Cappella Madonna di Vitaleta. Rieccoci, dopo una dormita diurna, dopo aver fatto tramonto, notturno e alba, abbiamo deciso di riposarci, ma adesso, dopo 6-7 ore di sonno meritato,
torniamo a scattare in direzione del podere Bacolè. Bene ragazzi, siamo arrivati all'agriturismo Baccoleno, pronti per farci questo tramonto che dovrebbe essere non il top ma neanche niente male. Buongiorno ragazzi, o meglio sono le 6, ma buongiorno fotograficamente parlando. Ci stiamo dirigendo presso i cipressi di Montichiello. Ragazzi, adesso doppio scatto perché Luca andrà con la macchina a fare le scie proprio dove vedete adesso su questa stradina. Quindi scatto abbastanza lungo, 12 minuti, quindi 12 minuti. Avvisare Luca ovviamente via telefono, se no non mi sentirà. Le ombre di Pienza, spunta lui. Intervista. Ecco l'arrivo, incredibile. Mamma mia! Eccolo qui. Salve, com'è andata? Vinto, mi sono cappottato. A posto, ho notato, ho notato. Buongiorno ragazzi, oggi si torna in Abruzzo, ma prima tappa alle Terme di Saturnia. Siamo ripartiti dalle Terme di Saturnia, direzione casa, si torna a casa signori. Nei prossimi giorni con molta calma inizierò a post-produrre tutto, ma i risultati si vedranno probabilmente tra qualche settimana, una o due settimane. Per il resto devo dire che è stata un'ottima vacanza, un ottimo viaggio, un bellissimo viaggio, mio del buon Luke, qui di fianco a me. E che dire, è ora di dirvi iscrivetevi al canale, lasciate un bel like a questo video, commentate, seguitemi su Instagram, anzi seguiteci su Instagram, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video, dove, come dice Maurizio Merluzzo, non so cosa dirò, ma lo farò.